Cosa si può trovare oltre le nebbiose montagne che circondano la regione di Misteria? Quale minaccia si muove nell'ombra invisibile all'occhio umano che affligge questa zona da secoli? E sarà possibile estirparla una volta per tutte così da restituire la pace in questa zona? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro secondo appuntamento di Cosa accade al di fuori del crogiolo, dove andremo a dare inizio ad una serie di racconti riguardanti spaccati di vita passata di ogni personaggio, o quasi, presenti in Fab. Iniziamo quindi subito da uno degli eroi provenienti da Misteria, la regione di Wraith immersa nella tradizione, che con la sua daga Kodachi spazzerà in un turbinio veloce come il vento ogni avversario che gli si parerà innanzi. In questo primo episodio di Flesh and Blood Lore scopriremo assieme il retroscena della storia di Katsu, il ninja vagabondo. Andiamo a dargli un'occhiata. Nella quiete isolata e pacifica delle catene montuose, clan dimenticati da tempo si nascondono sotto una coltre di nebbia. Rimangono un segreto per gli altri villaggi di Misteria, i loro nomi cancellati da ogni ricordo, la loro continua esistenza a testimonianza della determinazione dei loro antenati. Eppure alcuni di questi clan sarebbero emersi ancora una volta e avrebbero rivelato i segreti della storia di Misteria. Il clan Mugenshi, dopo essersi isolato molto tempo fa, rimane afflitto da un'antica maledizione che continua a prendere vite molto tempo dopo il loro isolamento autoimposto. Ogni anno alcuni membri del loro clan deperiscono, il loro benessere fisico e mentale peggiora mentre calano nella disperazione. Molti credono che sia quasi impossibile, altri invece si chiedono se valga la pena rischiare di andare oltre le montagne, la loro casa ancestrale, per cercare una possibile cura. Capitolo 1. Stallo. Silenzio. L'ultima delle parole di Katsu echeggiò nella stanza mentre guardava i grandi maestri voltarsi verso di lui. Espressioni fredde e inalterate, immobili come un lago in pieno inverno. «Non è ancora il tempo!» Il maestro Takumi parlò, la sua voce faceva da contrappunto all'immobilità della stanza. «Ci sono cose che devono essere prese in considerazione. L'autunno è già alle porte e sai bene che i venti sono più attivi in questo periodo dell'anno. A parte questo, il clan non è preparato per un simile viaggio». Non sto chiedendo che l'intero clan se ne vada. Fammi portare con me solo alcuni membri del clan. Assieme inizieremo le ricerche. Katsu indicò la porta. Si udivano i suoni lontani delle persone che combattevano fuori. Ci sono altri che sarebbero disposti a unirsi a me. Se significasse forse trovare una cura. Un altro grande maestro alzò la mano, aspettando il silenzio prima di schiarirsi la voce. Il clan ha a che fare con i Seikan da generazioni. Se ci fosse stata una cura da trovare, sarebbe stata scoperta anni fa. Come capo del clan hai dei doveri qui che devi sbrigare. Hai una responsabilità nei confronti della tua gente. Come posso essere responsabile per la mia gente quando continua ad appassire e morire a causa di una malattia che non capiamo? Durante il mio Yokioku ho passato anni a viaggiare attraverso Misteria e non ho mai visto niente di simile. Forse la via per una cura si trova al di là di queste montagne. Assolutamente no, intervenne il maestro Saori, scuotendo la testa. Non possiamo rischiare di rivelarci al resto di Misteria, men che meno alle grandi famiglie. Non è ancora tempo, Katsu. E quando sarà? Perdiamo membri del clan a causa dei Seikan ogni anno. Questa malattia va avanti da secoli. Quando sarà il momento giusto per iniziare finalmente a cercare una cura e trovare un modo per salvare la nostra gente da questo destino? La stanza cadde di nuovo nel silenzio, ogni sguardo fisso su Katsu. Lo sapremo. La voce di Takumi ruppe il silenzio, come al solito il suo tono pacato e calmo. Quando verrà il momento, sarai il primo a saperlo, Katsu. Capitolo 2. Divergenza. Il villaggio era tranquillo allo scomparire della luce del sole.
poiché il clan consumava il pasto serale e si preparava per dormire. Solo una manciata di senshi vagava tra gli edifici, alcuni tornando in ritardo dal loro addestramento, altri avendo tenuto d'occhio la gola di Mugenshi. Ognuno di loro si inchinò a Katsu mentre passava, fermandosi per il saluto prima di continuare il suo cammino. Come capo del clan, nessuno aveva messo in dubbio la presenza di Katsu a quell'ora tarda. L'aria stessa intorno a lui era immobile mentre si dirigeva verso il santuario ancestrale, con Kodachi rinfoderato al suo fianco. Una debole brezza si mosse quando entrò nel santuario vero e proprio, abbassandosi lentamente per inginocchiarsi sulla pietra fresca. «Sono passati quasi 2 anni e non sono ancora più vicino a convincerli». Katsu alzò lo sguardo per osservare la scheggia di cielo notturno visibile ai margini del santuario. Deboli stelle punteggiavano mare blu inchiostro. «Non hanno mai una ragione, solo scuse. Hanno paura di lasciare la gola, paura del cambiamento. Potrebbero non essere mai d'accordo con la mia idea o cercare una cura, non quando l'informazione si trova al di là dei territori del clan». Lentamente estrasse un lungo fagotto da dietro una delle statue, spostando gli strati di tessuto per rivelarne il suo contenuto. Per diverse settimane stava lentamente raccogliendo provviste, preparandosi per quel preciso momento. Nonostante la loro età e la distaccata compostezza, i grandi maestri erano acuti come un'aquila. Se qualcuno di loro avesse saputo dei movimenti di Katsu, probabilmente avrebbe trovato un modo per fermare i suoi piani. Borbottando silenziosamente le scuse, avvolse il fagotto e lo gettò su una spalla. Poi corse sfrecciando oltre il santuario. Con un movimento fluido si arrampicò sul bordo della scogliera e scomparve alla vista. Capitolo 3. Incrocio stradale. La luna crescente era una sottile scheggia d'argento nel cielo notturno, la sua luce tenue smorzata dalle dense nubi temporalesche in agguato all'orizzonte. Nell'aria fresca della notte una figura emerse lentamente dalle nebbie, con indosso un cappello di paglia che gettava nell'ombra il viso. Venti ululanti echeggiavano attraverso la gola dietro di lui, risuonando nelle profondità delle montagne e disturbando la quiete pacifica dell'aria serale. Si voltò per osservare ciò che lo circondava. Lo sguardo spaziava sul paesaggio davanti a lui. Eppure nient'altro si mosse e lui rimase solo in mezzo agli alberi, un'unica figura vestita di grigio scuro. I suoi passi soffici lo fecero ondeggiare lungo una delle corde che dondolavano tra le scogliere. Una mappa ben consunta giaceva infilata nella sua maglietta, che segnava i percorsi da un villaggio all'altro. Nel corso dei suoi anni di peregrinazioni, aveva trovato da tempo i sentieri che portavano al burrone di Misclock, segnati solo dal passaggio di viaggiatori come lui. Nonostante fossero trascorsi diversi anni dal suo ultimo viaggio in città, il sentiero rimase immutato, così come lo ricordava, ammantato da una fitta coltre di nebbia. Passarono 2 notti e 2 giorni in rapida successione, dormendo nella calda luce del sole e viaggiando alla pallida luce della luna. Un silenzio pacifico aleggiava sulle catene montuose, mentre uno strato di nebbia copriva le piante di rugiada scintillante. L'aria calma della sera portò leggerezza al petto di Katsu, mentre attraversava le scogliere, vagando lungo i deboli sentieri di montagna. Erano trascorsi molti anni dal suo ritorno alla gola di Mugenshi per assumere il ruolo di capoclan, e da allora aveva quasi dimenticato come ci si sentiva a viaggiare in quel modo. Mentre una parte di lui desiderava ardentemente quei giorni pacifici, prendendo il suo tempo mentre viaggiava di villaggio in villaggio, si ricordò del suo scopo, perché era partito e del dovere che aveva nei confronti del suo clan. Eppure, la terza notte, poco dopo essersi alzato e aver ripreso il suo viaggio, si fermò allarmato, estraendo lentamente il suo kodachi. 11 figure emersero dalle nebbie, volti oscurati da semi-maschere, occhi che brillavano nel buio. «Sta per la tua strada», avvertì Katsu con voce bassa e calma. «Non c'è niente per te qui». «È passato del tempo da quando abbiamo incontrato un membro del Mugenshi». Un uomo si fece avanti, le mani tese con il palmo in su davanti a sé, a dimostrazione che fosse disarmato.
Mentre la sua maschera rimaneva, oscurando la metà inferiore del suo volto, una cicatrice si intravide da sotto il tessuto, il segno di un ustione che danneggiò la sua pelle. Eravamo semplicemente curiosi. Perché il capo del clan avrebbe dovuto lasciare la gola? Avevamo l'impressione che tu avessi già superato gli Okiyoku. Interessante che tu debba menzionare gli Okiyoku per nome, quando nessuno di voi appartiene al clan Mogenshi. Una risata iconica incontrò le parole di Katsu, attutita dal panno che copriva il viso dello sconosciuto. C'è molto che sappiamo del tuo clan. Sappiamo che i Mogenshi non nuociono. Tu e la tua gente siete molto riservati e non causate problemi, quindi non lo faremo neanche noi. Non abbiamo conosciuto un solo leader che lasci la gola del Mogenshi dopo aver completato lo Yokuyoku. Se ci sono nuvole temporalesche all'orizzonte, ti saremo grati se ce ne farai conoscenza. Queste montagne hanno resistito a molte tempeste. Una semplice pioggia di sole dovrebbe causare così tanta preoccupazione? Anche nello stagno più grande una singola goccia di pioggia provoca increspature. Sapere che sta arrivando la pioggia ci troverà preparati a qualsiasi increspatura che si dirigerà verso di noi. Non ci saranno increspature né pioggia. Katsu scosse lentamente la testa, le dita che afferravano l'elsa del suo kodachi. Vedo! La mano dell'uomo si posò sull'elsa della sua stessa lama, socchiudendo gli occhi. È una semplice richiesta. Non credo che l'onestà sia così complicata. Se è una richiesta così semplice, perché sei così veloce a estrarre le armi? Katsu scosse la testa. Non ho niente da ridire con te. Preferirei continuare per la mia strada. Non c'è bisogno di battersi su questo. Temo che non sia del tutto vero. Se sei così riluttante a condividere i tuoi piani con noi, dovremo convincerti del contrario. Le figure mascherate si mossero all'unisono, sfrecciando nell'ombra per colpire Katsu. Le loro lame, un lampo d'argento nella pallida luce della luna. Vorticando su se stesso, richiamò il vento, e l'aria gli turbinò intorno mentre si muoveva per attaccare. Si precipitò verso il limitare di un torrente, scorrendo oltre i suoi nemici mentre schivava i loro colpi. Con un rapido movimento del polso, squarciò una delle figure, girandosi sui talloni per abbatterne un'altra nell'istante prima che colpisse. Il vento che lo avvolgeva aiutò a deviare alcuni degli assassini, spingendoli indietro di parecchi metri, mentre altri continuarono ad avvicinarsi. Il flusso della battaglia cambiò, mentre Katsu si metteva sulla difensiva, raccogliendo il vento intorno a lui mentre iniziava a prepararsi per un'altra esplosione. Con la coda dell'occhio notò una striscia cremisi mentre altri uomini, alleati, si precipitavano nella radura, unendosi nella lotta, battendosi al suo fianco. Poiché la maggior parte dei suoi assalitori, per difendersi, era indietreggiata, Katsu colpì il resto di loro con una raffica di vento, facendoli cadere a terra. Il suo kodachi cantava mentre colpiva veloce come un fulmine, risuonando nella radura, ferendo quanti più nemici poteva. Il gruppo di assalitori si unì rapidamente, raccogliendosi attorno al loro capo. Quest'ultimo si voltò per fissare i ninja vestiti di cremisi che li circondavano, e nessuno dei due schieramenti colse l'attimo per chiudere definitivamente lo scontro. «Voi ribelli, dovete imparare a stare fuori dai nostri affari! Tu!» disse il capo indicando Katsu. «Causi molti più problemi di quanti ne valga la pena!» E così, con un fischio acuto, l'uomo fece cenno al gruppo di ritirarsi, mantenendo il contatto visivo con Katsu per tutto il tempo. Ogni membro scomparve rapidamente nella notte buia. Alcuni di loro si strinsero le ferite riportate mentre sfrecciavano nella linea degli alberi. Coloro che erano rimasti nella radura si voltarono tutti all'unisono a guardare Katsu, identità oscurate dalle maschere pallide che coprivano la metà superiore dei loro volti. Uno degli uomini si tolse la maschera per fare un cenno a Katsu, la sua guancia segnata da una piccola cicatrice ricurva. Indicò da sopra la spalla il luogo dove gli altri uomini erano scomparsi, alzando un sopracciglio. Interessante il fatto che le scale ti mettano in evidenza. Sembra che abbiamo un nemico comune. Il resto del gruppo si radunò lentamente proprio dietro il loro apparente leader, vesti cremisi drappeggiate sulla loro armatura. Cosa ti farebbe pensare che sono loro nemico? Non si fermano a parlare con chiunque.
affinché possano incontrarti personalmente, devi aver fatto qualcosa che possa aver attirato la loro attenzione. Non proprio. Katsu scosse la testa in risposta, socchiudendo gli occhi. Se non parlano spesso con persone esterne alla loro organizzazione, trovo curioso che tu abbia così familiarità con loro. Siamo un gruppo noto come Crimson Maze. Siamo in disaccordo con le Scale di Aoi da un paio di secoli oramai. Non hanno preso esattamente bene le azioni del nostro fondatore e, a giudicare dal ciondolo appeso al tuo collo, presumo che abbiano anche un problema con il tuo clan. Un semplice ciondolo di giada è così raro? Ne ho visti molti altri durante i miei viaggi. Sono i simboli scolpiti in esso che ti tradiscono. Di solito solo i membri delle grandi famiglie indossano sigilli come il tuo. Ma quello che indossi è diverso da qualsiasi altro clan. Posso solo presumere che tu venga da una delle famiglie nascoste. Parli come se appartenessi anche tu ad una di loro. Il suo nome non significherebbe nulla per te. L'uomo scosse la testa. La tua lotta è nostra, straniero. Dovresti unirti a noi. Potremmo essere in grado di aiutarci a vicenda. Non hai modo di saperlo. Katsu si riaddrizzò, rinfoderando lentamente il suo kodachi, anche se la sua mano rimaneva sul manico. Non sono sicuro che le nostre intenzioni siano le stesse. Questa terra non conosce più la libertà. La nostra gente è come se fosse un uccello in gabbia che non ha mai volato. Non sono affatto consapevoli di avere le ali, ma assieme potremo ricordarglielo. Non tutte le creature con le ali sono destinate a volare. Li vedresti anche cadere dai loro nidi come un pulcino appena nato, incapace di usare le ali per ammorbidire la caduta? Darei loro la libertà di fare quella scelta da soli. In ogni caso potremmo essere in grado di aiutarci a vicenda. Cos'è che cerchi, viandante? Quello che cerco rimane un mistero per entrambi. Un onere condiviso è un onere alleggerito. Una pausa si prolungò tra loro. Il silenzio regnava mentre Katsu valutava l'uomo davanti a lui. Nonostante la maschera, sembrava genuino e sincero riguardo la sua offerta di aiuto. Inoltre, se c'era qualche possibilità che quest'uomo potesse conoscere una possibile pista su una cura, era suo dovere chiederlo. Il mio clan ha sofferto una malattia per generazioni. È una maledizione e dobbiamo ancora trovare la sua fonte o il motivo per cui continua ad affliggerci. Desidero cercare un modo per aiutare, forse anche curare del tutto la malattia. Dopo un lungo momento, l'uomo annuì, con aria pensierosa. Anche se potremmo non avere una cura da darti, potrebbe esserci un modo per aiutarti. In tutta Misteria ci sono diversi luoghi nascosti costruiti dagli Scales di Aoi per immagazzinare e nascondere tutto ciò che vogliono celare al pubblico. La maggior parte contiene pergamene, informazioni raccolte dai loro clan nel corso dei secoli, ma alcune contengono anche antichi manufatti. La Crimson Ace stava progettando di inviare una squadra per infiltrarsi in una di queste roccaforti. L'edificio che stiamo prendendo di mira contiene anche diversi potenti artefatti. Potrebbe essercene uno lì con proprietà curative. In caso contrario, potresti comunque avere l'opportunità di trovare alcune informazioni su ciò che potrebbe affliggere il tuo clan. Lasceresti che uno sconosciuto ti accompagnasse nel cuore della casa dei tuoi nemici? Daremmo a un compagno vagabondo la possibilità di liberare il suo popolo dal suo fardello. I nostri percorsi non sono così diversi. Senza altri indizi sulla malattia e poco da perdere, Katsu finalmente annuì in accordo. Se sei disposto a farmi accompagnare, ti sarei grato per l'opportunità. Capitolo 4. Culminazioni. Attraverso la coltre di nebbia, l'ingresso dell'edificio era completamente oscurato, una sottile frattura nella parete rocciosa. Tuttavia, mentre si avvicinavano, la frattura si aprì lentamente per rivelare una scala che scendeva nella montagna stessa. Mentre camminavano lungo il corridoio, gli altri si allontanarono lentamente, lasciando Katsu che serpeggiava da solo nell'ombra. Sebbene gli mancasse una mappa per l'edificio, le istruzioni del ribelle furono dettagliate, conducendolo oltre gli ingressi e le stanze sorvegliate e nel cuore della roccaforte. Quelle poche volte che incrociò la strada con un membro degli Scales, sgattaiolò nell'ombra, generando una semplice brezza che lo avvolgeva per oscurarne la presenza. Alla fine raggiunse la sua destinazione.
Nessuna persona era stata allertata dalla presenza di un intruso in mezzo a loro. La sala buia si aprì lentamente per rivelare una grande camera con scaffali allineati alle pareti. Non c'era un solo artefatto in vista, né alcun oggetto che potesse aiutarlo. Invece, centinaia di pergamene erano accatastate sugli scaffali, ben organizzate e ricoperte da un leggerissimo strato di polvere. Katsu si diresse verso il centro della stanza, dove c'era un unico piedistallo costruito in marmo bianco lucido, con un vassoio di giada contenente altre 6 pergamene. Erano più grandi di molte altre pergamene nella stanza, prive di polvere e chiaramente ben curate. Proprio mentre Katsu iniziava a pensare a come portare con sé le pergamene, si fermò improvvisamente, girandosi tempestivamente verso la figura che lo attaccò dall'ingresso. Immediatamente notò la mancanza di armi sulla persona dell'uomo. Aveva solo delle fasce leggere sulle mani e sui piedi, non oscurati dallo stesso tessuto che nascondeva alla vista il suo viso e il resto del suo corpo. Katsu estrasse il suo kodashi appena in tempo, facendo un passo avanti per bloccare l'attacco del Gran Maestro. Veloce e forte, quest'ultimo corse intorno a Katsu, bombardandolo con una serie di colpi potenti e rapidi. I suoi attacchi oscillavano avanti e indietro mentre picchiava, usando pura abilità per farsi strada oltre le difese di Katsu. Katsu, in tutta risposta, sollevò rapidamente una folata di vento, usando il getto d'aria per respingere il maestro. Ciò gli valse solo una frazione di secondo, sufficiente per invertire il flusso della battaglia, passando alla controffensiva. I due, come in una danza, combatterono l'uno contro l'altro, bloccando e schivando, cercando in qualche modo di sfondare le difese dell'avversario. Nonostante la sua velocità e agilità, il maestro era ancorato alla terra, come se ci fosse una catena che lo collegava fisicamente al suolo. Gli attacchi più forti di Katsu potevano farlo muovere di un solo centimetro. Mentre chiamava il vento verso di lui, Katsu si scagliò contro il maestro, spingendolo finalmente indietro ancora una volta. Eppure, con un movimento fluido, quest'ultimo colpì rapidamente un piccolo disco di metallo appena percettibile attaccato al muro vicino. Il sommesso rintocco, che risuonava in maniera imputabile, crebbe lentamente, riverberando fino a raggiungere l'intensità e il tono di un grande gong di ottone. Il suono echeggiò attraverso la camera e Katsu sentì che altri di questi piccoli dischi cominciavano a suonare in lontananza. Era un dare l'allarme per qualsiasi membro degli Scales di Aoi nell'edificio. Altri uomini corsero nella stanza estraendo le armi, mentre il maestro si scaraventava ancora una volta su Katsu. In pochi istanti il capoclan dei Mugenshi si vide attaccare da tutti i fronti. Chiamando il vento verso di sé, concentrò l'aria e ne generò una burrasca, trovando riparo dietro la forza di una tempesta crescente. L'energia scorreva attraverso il suo kodashi che rispondeva alla sua chiamata. Diventando più forte ogni secondo che passava, il vento scorreva attraverso la stanza, riempiendo la camera. Il ruggito del vento bloccò tutti gli altri suoni quando raggiunse il culmine, trasformandosi in un ciclone, trascinando con sé ogni uomo nella stanza con la sua furia. La raffica colpì il maestro con uno schiocco secco, facendolo volare contro il muro di pietra, e in un istante il combattimento terminò. Quando il ciclone si dissolse, tutti i membri delle Scale lì presenti erano a terra, privi di sensi. Tuttavia, quando iniziò a rinfoderare il suo kodachi, altri ninja arrivarono lungo il corridoio, dirigendosi dritti verso di lui, le spade sguainate e pronte ad attaccare. Con un sospiro calmo, iniziò a prepararsi per un altro combattimento, attirando il vento intorno a sé, ma all'improvviso si fermò per dare un'occhiata all'ingresso. I membri del Crimson Maze iniziarono lentamente a farsi strada nella stanza, molti più dei 6 con cui era arrivato inizialmente. Il tessuto rosso che indossavano mascherava ben poco le macchie di sangue che gli ricoprivano il petto, le braccia e che macchiavano le loro vesti. I ninja appartenenti agli Scales, essendo in inferiorità numerica, si mossero quasi per ritirarsi, ma prima che potessero, la Crimson Maze li raggiunse uccidendoli senza esitazione.
Molti dei ribelli iniziarono a tagliare la gola a coloro che giacevano a terra, senza preoccuparsi di asciugare il sangue dalle lamee. Lentamente il loro capo si fece avanti ancora una volta, indicando il mucchio di pergamene, ancora poste ordinatamente sul vassoio di giada poggiato sul piedistallo. «Vedo che hai trovato quello che stavamo cercando». «Cos'è successo alla tua piccola task force?» intonò Katsu, la sua voce bassa. «Non importa». L'uomo alzò la mano, piegando l'indice. «Siamo qui per prendere quelle pergamene. Tutto il resto è tuo». «Non finché non mi dirai quali informazioni stavi cercando». L'uomo si fermò di colpo. Katsu continuò a guardarlo, mentre la sua mano scendeva di nuovo al suo fianco, andando lentamente a cercare l'elsa della daga. «La cosa non ti riguarda. I miei piani non sono affar tuo». «Diventano affari miei quando mi si induce a fare il lavoro sporco al posto tuo». Katsu fece un cenno alle persone che giacevano attorno a lui. Le dita arrivarono ad impugnare l'elsa. «È ovvio che mi stavi utilizzando come diversivo. Ti aspettavi che io sconfiggessi il Gran Maestro a guardia della pergamena? O avevi intenzione che fungessi da esca mentre ti prendevi cura del resto degli Scales nell'edificio?» Il capo dei ribelli sospirò pesantemente, indicando il piedistallo. «Prendiamoli e basta, vagabondo. Non c'è bisogno di conflitti su un compito così semplice. Non hai nemmeno bisogno di muovere un dito». «No, potrei non sapere quali siano i tuoi piani, ma scommetto che non sono così altruisti come scegli di credere». «Molto bene, allora». L'uomo scrollò le spalle. «È chiaro che sei sulla buona strada per ascendere al Gran Maestro, ma di fronte a queste evidenze anche il ninja più talentuoso non può combattere da solo e aspettarsi di andarsene vivo. Avrei preferito non battermi con te, ma hai chiaramente deciso. Ti stancherai prima o poi di combattere, e noi, come vedi, siamo più numerosi di te». Eppure, prima che chiunque di loro potesse fare un solo passo, Katsu tese una mano, fermando il gruppo. Quindi volse leggermente la testa, concentrando lo sguardo verso una zona ben specifica della sala che si trovava alle sue spalle. Dopo un momento di pausa, una brezza attraversò la stanza, rivelando quattro grandi maestri ergersi in piedi dietro di lui. Ciascuno estrasse lentamente le armi e i rotoli di pergamena sul vassoio di giada tremarono disordinatamente mentre un vento lieve cominciava ad agitarsi, prevedendo la promessa di un combattimento. «Se volevate tenermi d'occhio, potevate anche unirvi a me in questo viaggio». Tutti assieme, i membri del Crimson Maze iniziarono lentamente a ritirarsi dalla stanza, lasciando il loro leader in prima linea. «Lo ricorderemo», proferì una voce calma nei confronti del capo del Crimson. Detto questo, se ne andò anche lui, scomparendo nella sala attraverso le ombre. Katsu si volse per affrontare i grandi maestri, chinando il capo. «Apprezzo il supporto, anche se non sono sicuro del motivo per cui mi avete seguito. Pensavo che nessuno di voi fosse ancora pronto a lasciare le gole di Mugenshi». «Non era il momento giusto». Prima che Katsu però potesse rispondere, Takumi tese una mano fermandolo. «Tuttavia, quando hai deciso di partire è diventato il momento giusto. Hai dimostrato che il nostro clan non è più un segreto». «Quindi mi avete seguito fin dall'inizio». «Sei un Mugenshi. Non ti avremmo mai lasciato da solo ad affrontare tutto questo». Takumi indicò le pergamene. Katsu si voltò per ispezionare il contenuto del vassoio di giada, dispiegando lentamente il rotolo più in alto. Un elenco di elementi sconosciuti si estendeva per tutta la lunghezza della pergamena, ciascuno con una descrizione dell'ultima posizione nota e dello stato attuale. Alcuni di loro erano stati avvistati all'interno dei territori di Misteria, mentre altri in tutta Raid. I nomi di alcuni di loro sembravano alludere alle capacità o alle proprietà che possedevano, ma nessuno era adeguatamente descritto. Solo i loro titoli e le eventuali nomenclature annotate con cura. Katsu si voltò per recitare alcuni dei nomi degli elementi ai grandi maestri, osservando come la loro espressione cambiasse visibilmente. «Conoscete qualche materiale tra questi?» «Molti dei nomi che stai proferendo erano ritenuti perduti.
anche se sembra che gli skills di Aoi li abbiano sempre tenuti d'occhio. Il maestro Saori si fermò guardando pensieroso la pergamena nelle mani di Katsu. La Crimson Maze ha detto che uno dei manufatti potrebbe condurci a una cura per il Seikan. È possibile che stessero mentendo, ma questa è la nostra pista migliore. Katsu raccolse le pergamene, avvolgendole con cura nel suo fagotto. Dobbiamo trovarli. Anche se molti di questi elementi ci sono sconosciuti, possiamo iniziare raccontandoti di quelli che conosciamo. Le lame delle stagioni, la maschera della sventura, il... Stiamo dicendo che saremo al tuo fianco nella ricerca. Katsu guardò sorpreso verso i grandi maestri. Pensavo che avreste provato a fermarmi. Siamo rimasti inattivi per troppo tempo e ora che abbiamo una pista è nostro dovere trovare una cura per il clan. Così, facendosi strada attraverso la sala buia ed emergendo dalla roccaforte illuminata dalla pallida luce dell'alba, Takumi e Katsu si volsero a vicenda l'uno verso l'altro e con un cenno del capo strinsero il loro accordo di collaborazione in una sorta di tacita intesa. Sistemando infine il suo fagotto, Katsu fece strada verso il ritorno alle gole di Megunshin, saltando dalla parete rocciosa e scomparendo nelle nebbie sottostanti, pronto ad organizzare le ricerche per salvare il suo clan dalla maledizione. Tenacia, tradizione e coraggio. Questi sono i valori fondamentali di Katsu, che attraverso il suo viaggio ha mostrato ai grandi maestri Mugenshi la via per iniziare a cercare la cura d'un male che da secoli attanaglia il proprio clan. Chissà se la sua fase di ricerca verrà raccontata attraverso un'ennesima narrazione, e chi può sapere se egli, con l'aiuto degli anziani del villaggio, riuscirà a trovare una soluzione a questa terribile piaga. Solo il tempo e le varie avventure vissute dal ninja lungo il sentiero potranno darci una risposta. E voi, quale altra vicenda di un eroe vorreste scoprire in una prossima lore? Bravo? Viserai? Kano? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.